Grazie. Allora, è andato via? No, c'è. No, no. No. Aspetta. E scaricato. Le prove che si fanno sempre con i microfoni prima le sono sempre quelle positive, il problema è quando iniziano poi le violette. Allora, intanto grazie per aver voluto la mia presenza, poi parlerà anche il presidente della Basilicata che è di casa, ma grazie veramente per quello che avete impostato, credetemi, è qualcosa di veramente spettacolare. Non c'è bisogno di dire che l'Officina delle Idee ha spinto sempre a portare avanti dei progetti che sono reali e che soprattutto sono qualcosa che ci danno un senso del passato, ma soprattutto pensano al futuro. E dico questo perché da subito mi viene in mente che quando parliamo di pane, la prima cosa che feci più di 20 anni fa in Sila, quando ero amministratore provinciale, lo sono stato per 10 anni, al turismo, andai e riunì tutti gli albergatori, tutti quanti seduti intorno a un tavolo con i direttori di sala e i direttori di alberghi, e cominciamo insieme con qualcuno che lavora in questo piano a chiarire alcune idee. La prima: le etichette dovevano sparire e doveva ritornare il pane di casa, che è quello che chiaramente veniva fatto su Insila. Poi le altre cose, come i vimini per portare il pane, non la plastica per portare il pane, e tante altre cose. Non sto lì a parlare dei vini veneti che noi vendevamo perché costavano di meno negli alberghi, nei ristoranti, e non si vendeva invece il vino calabrese perché il vino locale perché costava di più. Le cose più assurde del mondo, ma erano così. Ecco. Allora, la prima è stata questa, ma la seconda mi viene in mente la mia vita. E io ho una doppia identità, nel senso che sono calabrese, ma mia madre è pugliese. Io le mie estati le ho passate nelle masserie, e nella masseria c'è stato veramente quello che è stato il sapore di vivere insieme. Il pane lo faceva uno, ma lo faceva per tutti. Il pane lo faceva in quella grandezza, ma durava per una settimana e 10 giorni. Allora cominciamo a ragionare su queste cose, perché il pane che compriamo oggi è fatto per essere buttato, tra virgolette, oppure dato per il giorno dopo perché non dura. E viene fatto in questa maniera proprio perché è diventato un fatto commerciale. Se io invece faccio il pane come si faceva una volta, tra parentesi, sì, Mimmo, io mangio il pane nero e quello di segale perché mi hanno costretto a mangiare questo, ma perché non ha funzionato forse qualche altro pane prima, attento, questo è il passaggio, quello che dicevamo prima. Però, ecco, bravo. Allora, è chiaro che noi dobbiamo ritornare all'identità del pane, quello vero, che era quello che faceva bene, era quello che durava, era quello che io mangiavo dopo 5 giorni, ed era più buono del primo giorno quando veniva fatto. Allora, se noi cominciamo a ragionare in questi termini, noi ci identifichiamo finalmente, e questa identità la portiamo avanti soprattutto per l'anno prossimo. Perché dico l'anno prossimo? 2024 è l'anno del turismo delle radici. Che cosa succede? Cosa vogliamo dargli a chi viene dall'altra parte del mondo per risentire i sapori e gli odori? L'amichetta che il giorno dopo la dobbiamo buttare, o gli ridiamo per caso invece quella che era la parte più importante, io dico, la parte che fa miracoli, Don Francesco, la parte che fa miracoli, perché
siamo partiti dalla nostra religione, però guarda caso all'interno della lavorazione troviamo un sacco di donne, ed è vero, quindi il primo miracolo è stato questo, che ha raccolto a lavorare chi di solito veniva messo da parte. Ma attento, c'è l'altro miracolo adesso, perché le persone che stanno lavorando adesso nei panifici non sono nemmeno italiani, provengono da un altro mondo, e questo è il terzo miracolo, perché noi riusciamo a soddisfare quelle che sono esigenze che provengono da altri mondi. Allora, inclusione. Allora, sono queste le cose importanti sul quale noi dobbiamo assolutamente continuare a lavorare, perché se non fosse così noi parleremmo soltanto della specificità che ognuno di noi ha. Io come Galbatir vi dico subito che la Pellegrina di Bagnara, io rappresento anche il Galbatir indegnamente, sono nel consiglio di amministrazione, ma la Pellegrina di Bagnara, il pane Secria, che hanno rivoluto rimettere in pista già da qualche tempo e che è qualcosa di spettacolare rifatto in questa maniera. Allora i ragionamenti finalmente ci ritornano subito. Devo riprendere il discorso dell'artigianato. È andato via il nostro amico del CNA. A Squillace c'è stata perché ha parlato della città di Squillace per la ceramica. A Squillace ho seguito come Umpli, chiaramente noi seguiamo tutto, per cui ho seguito da tanto tempo il discorso della ceramica. Ed è successo un altro miracolo, perché nell'andare a portare tanti amici ungheresi è sceso un sindaco dall'Ungheria da 2000 km di distanza e andando a visitare Squillace. E si è fermata nelle botteghe e ha scoperto l'identità dell'uccellino della fortuna che c'è sui piatti, che è uguale all'uccellino della fortuna che fanno gli artigiani a 2000 km di distanza da 1000 anni. Allora qui i ragionamenti si intrecciano, e si intrecciano fortemente, perché significa che in un mondo in cui, guarda caso, la globalizzazione avrebbe dovuto darci chissà quelle notizie, ma le vere notizie noi non le abbiamo mai cercate. Probabilmente abbiamo cercato solo le notizie che gli altri ci hanno voluto dare, che ci trasmettono. In televisione abbiamo parlato di legalità e di cultura, abbiamo parlato dei bambini che stanno davanti alla televisione, davanti ai computer, eccetera. Ma la comunicazione che abbiamo preso sempre in passato è quella che ci hanno dato gli altri. Non è la comunicazione quella della Calabria che è in prima pagina sempre in una certa maniera, e non è mai con manifestazioni di questo genere che in Calabria si fanno al 99,9% sempre. Allora è chiaro che noi qui dobbiamo cominciare a cambiare anche su queste cose, perché la nostra comunicazione deve essere quella positiva, che deve partire soprattutto dalle tradizioni, perché sono state le tradizioni che ci hanno fatto crescere e sono state le tradizioni che oggi ci danno la possibilità di pensare al futuro. Antonio ne fa di queste cose ogni giorno, e seguiamo dei paesi per riprendere alcune vecchie abitudini per creare lavoro. Lo stiamo facendo in 4 paesi di montagna. E questa cosa ci dà una grande soddisfazione, perché la gente pensa che tutto ciò che in passato era stato fatto ormai non servisse più. Oggi ci ritroviamo invece a capovolgere la situazione e a vedere che tutto ciò che in passato era stato fatto e aveva resistito per centinaia di anni, se noi lo riportiamo su, sarà probabilmente il futuro quello serio per tantissima gente. Io vi ringrazio, e noi saremo sempre a fianco a questo movimento, è il nostro movimento, appartiene a noi. Grazie. Grazie. Noi dobbiamo ritornare, c'è un bellissimo libro del padre Enzo Bianchi, monaco, che dice il pane di ieri è buono domani.
cioè per simbolizzare appunto la gioventù, che altrimenti gli altri sono suicidati, no? Se non rimangi entro qualche ora la puoi buttare. Grazie, grazie della parola. Un saluto a tutti voi, un saluto agli altri relatori, un saluto particolare e un ringraziamento all'assessore Gaudiano, al sindaco Bernardi che non c'è, per aver organizzato questa 3 giorni in particolare, questo incontro di una valenza importante che si evince da tutti gli interventi. Ringrazio per l'ospitalità anche e ringrazio per aver coinvolto l'Umbria Basilicata in qualità di organizzatore Antonio. Permettetemi un saluto all'amico collega Pippo Capellugo, Umbria Calabria. Io sono ben felice di essere qui oggi in rappresentanza di 83 prologo Umbria di Basilicata, perché come si diceva le prologo sono radicate sul territorio, sono diffuse e nel loro compito pane quotidiano, impegno quotidiano delle prologo, c'è la valorizzazione del proprio patrimonio. Io volevo offrire alla vostra attenzione alcune riflessioni che possono anche assurgere a una minima traccia di quello che può essere il percorso che si avvia oggi con questa firma di collaborazione, che vi si voglia. Il pane, il tema, non l'ho ancora citato, il pane, il cammino del pane, la via del pane. Il pane è semplice, ma nello stesso tempo universale, quindi rappresenta in questo senso un simbolo potente di cultura, già detto, di tradizione, ma anche di innovazione sostenibile. Lo mangiamo tutti i giorni, ma il pane è più di un alimento di base, come si è potuto evincere anche da alcuni interventi, è un messaggero di storia, identità, tradizioni, che si intrecciano appunto nel tessuto della comunità. Pane, comunità, turismo di comunità, il titolo dell'incontro di quest'oggi. Attraverso il pane quindi possiamo esplorare le profonde radici culturali di una regione e connetterci con i valori e gli stili di vita che definiscono una comunità. Prendendo, chiaramente parliamo della Basilicata, possiamo vedere come il pane diventi un catalizzatore, possa, lo è, e possa diventare ancora di più un catalizzatore per un turismo consapevole e comunitario. La panificazione, si è visto anche in alcuni interventi di chi opera ogni giorno per produrre il pane, in Basilicata non è solamente un'attività culinaria, è un'arte intrisa di storie, tradizioni, storie personali. Si è fatto riferimento nella giornata internazionale contro la violenza alle donne, si è parlato di donne. Le donne in particolare hanno giocato un ruolo cruciale nella conservazione di queste tradizioni, trasformando la semplice preparazione del pane in un atto, possiamo dire, di resistenza culturale e di coesione comunitaria. Quindi il cammino del pane, la via del pane, può essere un percorso che collega non solo luoghi ma anche persone, permettendo in un futuro ai turisti di immergersi totalmente nei paesaggi, nelle storie e nei sapori locali. Questo tipo di turismo non si può solo limitare a consumare un prodotto, ma è un'esperienza di apprendimento, di partecipazione attiva, attraverso le visite ai forni tradizionali, che ancora per fortuna ci sono, interazioni con i panettieri locali, la degustazione di varietà di pane uniche, i visitatori possono apprezzare la ricchezza culturale e il legame profondo tra il cibo e l'identità di una comunità. Ogni tappa di questo cammino del pane può essere una testimonianza della diversità e della ricchezza culturale della Basilicata, essendo qui, partendo da dove? Matera, capitale del pane, espandendosi in tutta la Basilicata. Ogni comunità ha la sua storia unica, come abbiamo visto negli interventi dei vari sindaci, dei vari rappresentanti anche dei GAL, ha la sua storia unica da raccontare attraverso il pane. Queste storie sono intessute di valori come la solidarietà, la tolleranza e l'amore per il prossimo, lo si è già
detto, rendendo ogni luogo visitato non solo un'esperienza culinaria, ma anche un, può essere un viaggio emotivo ed educativo. Quindi il turismo del pane, possiamo dire che va oltre il semplice assaggio di un prodotto locale, è un'immersione nell'anima di una comunità che è esemplificata da tutti i vari tipi. Qui abbiamo diversi tipi, abbiamo tante comunità, abbiamo tante anime di comunità. I turisti che partecipano a questo, che parteciperanno a questo tipo di viaggio non sono solo visitatori, ma diventano testimoni e partecipanti attivi nella conservazione delle tradizioni locali. Si faranno ambasciatori delle tradizioni nostrane. In questo modo il pane diventa un ponte tra le generazioni e le culture, promuovendo un turismo più sostenibile e responsabile. In conclusione, il pane, nella sua umile ma potente essenza, si rivela come un veicolo straordinario per un turismo di comunità e esperienziale, altro termine sottolineato nel titolo di questo incontro. Offre quindi una finestra sulle tradizioni, sulla storia e sull'identità di un luogo, invitando i visitatori a connettersi con le comunità in un modo più profondo e significativo. Quindi attraverso il turismo, il panturismo, il termine usato, il turismo del pane, possiamo celebrare e preservare le ricchezze culturali uniche di ogni regione, promuovendo al contempo uno sviluppo turistico più consapevole e solidale. Come dicevo, le prologo in genere, le prologo siamo umili, siamo 6.300 in tutta Italia. In Basilicata attualmente, come sottolineavo, ne siamo a 83. Le prologo ringrazio innanzitutto di essere state coinvolte e non vogliono far mancare il loro impegno anche in questo. Si è parlato di turismo delle radici. L'Umpli del Basilicata, con tutte le sue prologhe, è parte del progetto vinto a livello nazionale, Paese Radici, che penso sia, prenderà il via a breve. Ma aggiungo a questo e mi collego alla ricerca delle tipicità dei vari pani. Alcuni sono stati già qui esposti, sono stati sottolineati, ma credo che la ricerca si possa ancora ampliare e in questo le prologo saranno partecipi in virtù soprattutto del fatto che l'Umbria Nazionale nel 2024 ha avviato un progetto di valorizzazione, ricerca e promozione del patrimonio materiale e immateriale. È un progetto finanziato dal Ministero e le prologhe di Basilicata, come dicevo, saranno a disposizione di tutti voi con i propri soci, però io ci aggiungo un altro tassello in più: le prologhe di Basilicata ha anche un altro punto forte, sono i volontari di servizio civile, e noi intendiamo far valorizzare le loro capacità, le loro professionalità di queste ore anche in questo cammino del pane. Vi ringrazio per l'attenzione.